Abbiamo di nuovo con noi Sergio, che sta prendendo gli appunti perché sennò non si ricorda un cazzo, quindi... È ovvio, perché tu mi chiedi di fare ste robe sulla storia, io non so niente, non so. Ecco, bravo, dire. Quindi Sergio, spostati un po'. Sì. No, guardavo una cosa, ok. Ci sono un po' di saponi lì dietro. Ecco, guardavo se stavi lavorando al mio... rasoio, ma sei... No, i tuoi sono qua, guarda. I miei sono cadaveri, però, sono... Guarda, giusto, ti inquadro così. Questi sono tutti i lavori da fare. Mamma mia. E più quelli che ci sono sotto in laboratorio, che sono in fase di inizio lavoro, fine lavoro. A seconda delle fasi io lavoro un po' qui e un po' giù. Un po' giù, un po' su. Ok, allora niente, come avete visto oggi non è presente la terza telecamera, quindi oggi no. Non lo facciamo lavorare, dai, è festa anche per lui. Grazie. E faremo una bella chiacchierata sulla storia. Sono arrivate due richieste, una di un caro amico, ma Vai. l'altra, le altre due o tre richieste comunque di un po' di persone che chiedevano approfondimenti proprio della storia della storia Gillette. Soprattutto solo e non solo aveva Soprattutto, scusami. eh? Soprattutto, non ho sentito bene. Soprattutto. Dei Gillette soprattutto Ok, soprattutto Gillette. ma non solo nel senso comunque come avevi già accennato nel precedente video Gillette non aveva inventato nulla nel senso mi pare che già dal 1700 No, non è che non ha inventato nulla, non ha inventato il rasoio di E, ecco. Cioè, ok. scusami, non ha inventato il rasoio di sicurezza, ma ha Di inventato sicurezza. il rasoio di E. È inventato la rasoio di E. Ok. Esatto. Cominciamo da qua. Allora, tutto nasce, avevi detto l'altra volta, sul finire del Del 1700 1700, quindi 1770. addirittura. Sì. Ah, Sì, ok. diciamo che se vogliamo creare una linea temporale della storia dei rasoi e diciamo identificare dei passaggi chiave della storia, sicuramente il primo tassello che dobbiamo mettere è quello del 1770, quando Jean-Jacques Perret teorizza il primo rasoio di sicurezza, anche se a me non mi piace dire così, io preferisco dire che teorizza il primo rasoio con guardia, ecco, perché in realtà è più corretto secondo me definirlo così. Che Io intanto mi non sto era. andando a prendere gli appunti perché anch'io con le Ti hai vado un po' assurdo. ripreso un po' di appunti anche tu, ma io adesso vado a memoria perché in realtà poi non ho finito di mettere giù degli appunti, vado a memoria quello che mi Ok. dico quello che mi ricordo, ecco. Quindi. Ok. Tu magari mi correggerai o qualcuno più esperto di noi nei No. commenti, magari sotto, scrive qualcosa Sì, e ci appunto, corregge. è una cosa bella anche di conoscenza, no? Magari noi non È sappiamo certo, il dato che è e lo andiamo tassativo, poi anche a... perché sì, è Andiamo talmente poi vasta. a... Quindi tornando alla nostra linea temporale, mettiamo il 1770, Jean-Jacques Perret teorizza questo primo rasoio a guardia, che era semplicemente un rasoio di sicurezza che aveva una guardia inizialmente, quindi una barretta di legno, semplicissima. Dobbiamo tenere conto di una cosa, secondo me importante, che Jean-Jacques Perret era un coltellinaio, ma era specializzato nella costruzione di bisturi ed era molto famoso per questo. Aveva anche delle amicizie. Online, volendo, si trova anche tradotta la storia della sua vita. Io me la sono letta, qualche utente su qualche sito lo ha fatto, so, ed è interessante scoprire come lui sia arrivato poi a parlare. Di farsi la barba da sé, ecco. Quindi lui in questo libro teorizza questo rasoio con guardia e poi 1820 a Sheffield viene prodotto il primo rasoio costruito sulla base delle idee di Jean-Jacques Perret. Sheffield era già famosa per la costruzione dei rasoi, mi pare, quindi quale luogo miglior di quello per far nascere la prima produzione di rasoi con guardia, ripeto. Erano rasoi a mano libera con queste guancette laterali, da una poi diventano due, quindi assume quasi la forma di uno chavette piccolino, dove anziché avere una lametta all'interno, diciamo, delle due guardie che ha lo chavette, abbiamo una vera e propria lama di un mano libera.
Ma lì ti sei bloccato un Quindi attimo. questi sono i primi due step. Poi. Perché ti sei bloccato? Non capisco, Sergio. Hai un problemino di connessione? No? Adesso mi sento. Ok. No, 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 no. Perché sei Buone. tornato? Era un attimino fermo. Quindi diciamo, quello è stato proprio il papà, no? Dei Ok. DS come noi li conosciamo adesso. Il papà del concetto di farsi la barba da soli, perché una volta appunto ci si faceva la barba, ce la si faceva fare la barba dal barbiere. Non era uso comune farsi la barba in casa propria da sé. E quindi lui teorizza, e quindi qui si inizia a parlare appunto di pogonotomia. Poi appunto per vedere realizzato il primo rasoio di sicurezza, che poi in realtà era una lama sempre rigida, anche questa sempre da affilare, ma comunque sia inizia a prendere la prima forma a T, diciamo, il rasoio, dobbiamo aspettare il 1895, quando i fratelli Kampfe, penso che si pronunci così, in America costruiscono il primo rasoio di sicurezza, qui diventa veramente il primo rasoio di sicurezza, quindi il 1880, scusami, 1880, primo rasoio di sicurezza dei fratelli Kampfe, che costruiscono quelli che conosciamo oggi noi appassionati del mondo come i rasoi single edge. Appassionato? Madonna tesoro, sono appassionata anch'io. Non sai di cosa, però. Non te lo dico. Abbiamo un Appassionato. nuovo amico, Un nuovo dopo il amico. papero, sì, dopo il papero, che interverrà in parola che abbiamo appena citato, Ho quindi. paura, io ho paura. Hai paura? Ho paura, paura. E quindi niente, tornando alla linea temporale, 1880, appunto, i fratelli Kampf in America progettano e costruiscono il primo rasoio di sicurezza. Un rasoio che è un single edge. Le lame sono comunque sia molto simili a quelle diciamo, del rasoio a mano libera, un po' più sottili. Ma comunque sempre in acciaio al carbonio, quindi sempre ferro ovviamente. E anche qui dovevi comunque sia, avevi un set di 5-10 lame dentro il tuo rasoio e dovevi affilartele. Quindi continuava a esserci il problema di dover affilare le lame. Una domanda, però in quel momento lì c'era ancora comunque i barbieri, che non dimentichiamo, in quegli anni facevano anche salassi, facevano anche una sorta di dentista o infermiera, se Sì, vogliamo. il barbiere si occupava anche di altre cose, in effetti. Ecco, usavano ancora. Usavano sempre il mano libera, sempre il mano libera. Cioè il barbiere ha continuato a usare il mano libera sempre nella storia. Ancora oggi i barbieri usano il mano libera. L'unico, diciamo, poi step successivo del mano libera e dello strumento che utilizzano i barbieri è stato quello dello chavette. Che ha, diciamo, in realtà poi è stato, come ti spiegavo prima, un po' un reintrodurre il primo concetto originale di Jean-Jacques Perret, perché lo chavette è un rasoio a mano libera con due guardie e tu devi inserire dentro la lametta. Però il Sì, concetto però era veramente molto simile. è stato preso per una questione comunque di Igienica. carattere, sì, Igienica. igienico Sì. E dire poi. quindi solo per quello, però in tutto quel periodo lì, se tu andavi dal barbiere, mano libera, Mano libera. Vabbè, quindi senza dubbio. e arriviamo un po' a quello più conosciuto poi, no? Entra in Quello campo più conosciuto, sì. King Gillette. King Kampf Gillette. E lui arriva, intanto nasce in una famiglia di inventori. E quindi lui ha questa propensione all'inventare, però ai tempi non era semplice essere un inventore, molte volte inventavi cose che non vendevi, e questa è la storia della sua vita, perché all'inizio lui continua a fallire nel lavoro di inventore, però
perché in quegli anni lì sicuramente era un lavoro che non ripagava molto. Per pagarsi le bollette, per mettersi il pane in bocca, deve chiaramente inventarsi salesman, quindi uomo di vendita, e una volta la vendita era il porta a porta, perché come ancora oggi per alcuni accessori, ecco, il porta a porta. E dove va a lavorare? Va a lavorare in questa azienda che fa tappi usa e getta. Da lì lui capisce che il successo di questo prodotto deriva proprio dal fatto che le famiglie devono continuamente comprare e ricomprare il prodotto che lui vende, e quindi comunque sia con questa intuizione e in un periodo un po' di sconforto, perché anche nella vendita lui non era bravissimo, il suo datore di lavoro gli dà questo suggerimento, gli dice: guarda, tu sei un inventore, inventati qualcosa come questi tappi che vendi, quindi che sia un oggetto che la gente deve continuamente ricomprare da te. E lui fa così, perché poi alla fine, facendosi la barba, ha l'intuizione e dice: perché io devo continuamente affilarmela questa lametta? Abbiamo un fuori onda, è venuto a salutare. Eccolo, mitico! Questa è la femminuccia. Mitica, questa è la femminuccia. Sì, no, questa è Punky, la femminuccia. Ecco. Dove c'è il papà c'è Punky, non c'è verso. Papà, lontana. Certo. Grande, quindi, grande. Che bella. È sempre qua. E quindi lui, diciamo, prende proprio spunto da un mondo... Dal farsi la barba, mentre si fa la barba, dice, vede ste lamette. No, ma dice cazzo. Dice cazzo. Cazzo, è qua l'invenzione. E lì lui, la sua invenzione è la lametta. Il rasoio di sicurezza viene fuori come conseguenza, come naturale conseguenza, visto il prodotto che poi riesce a inventare e a realizzare. Chiaramente lui ha l'idea, l'invenzione, per metterla in pratica si fa aiutare da un ingegnere che lo aiuta nel realizzare questa lametta molto fine ed usa e getta. Quindi riesce... E bisogna pensare al 1900. 1903? Sì, in realtà inizia nel 1895 a ragionare su questo lavoro. Nel 1901, nel 1900, trovano il modo di fare queste lamette molto sottili. Nel 1901 brevettano il rasoio che deve portare queste lamette. Queste lamette, per come vengono costruite, riescono ad affilarle da entrambe le parti, e qui nasce il rasoio di E. Quindi in quel momento lì, 1901 il brevetto, 1903 la produzione, inizia ad essere utilizzato tutti i giorni dall'uomo comune, il rasoio di E. Era quello che avevi... Diciamo, era questo, un po' dopo, è venuto un po' dopo, ma dico, anche quello che avevi sul tavolo richiama molto quello. Io ho un quadretto di quello che è il brevetto del 1901. Ok. Che è molto simile, okay. Cambiava qualcosa, la lametta aveva un solo foro, vedo. Sì, la lametta... una cosa carina da dire, che ho trovato online e che mi ha stupito molto, era il discorso delle barre di sicurezza, no? Perché noi siamo abituati a vedere oggi rasoi closed comb, open comb, quindi con pettine aperto, pettine chiuso. Ai tempi, ovviamente, le barbe erano molto lunghe e non ci si faceva la barba tutti i giorni. Quindi, open comb, nascono tutti come open comb, ma anche perché, qui la curiosità che mi ha colpito, perché di questi strumenti qua ce n'era bisogno anche in ospedale. E Jean-Jacques Perret, uno dei primi strumenti che lui disegna, è proprio uno strumento nato per depilare i malati prima delle operazioni. E quindi qui era fatto con un open comb, perché immaginate i peli magari delle gambe molto lunghi, dovevano essere falciati via, e quindi il pettine parte ad essere open comb da lì, tra l'altro. Però è molto simile a questo, che sarebbe il primo vero DE Gillette, il primo vero DE. Che avevi, sì.
sul tavolo che dovrebbe essere un 1920, se non ricordo male, quello che c'era. Avevi una scatola molto spinta, un 3 sì, pezzi. Sì, questa qui, guarda, te la faccio vedere. È un classico 3 pezzi, pettine aperto. Sì. L'hai già sistemato questo? Perché mi... diciamo che ho iniziato a pulirlo, ho pulito anche la scatola e ho restaurato anche la scritta. Oh. Sei bravo, eh? Grazie, troppo buono. E questo diciamo che è già un sono già dei modelli successivi. Qui siamo intorno al 1925, se non ricordo male. Okay. Quello finirà a Legnano. Siamo già dopo. In collezione di E. Gillette Legnano, vero? No, tra l'altro quello lì è di un amico. Adesso poi dovrò... Salutiamo l'amico che non perderà più il suo rasoio. È uno dei pezzi della collezione di Riccardo Tonarini, questo qui. Quindi è di nuovo un suo, tornano sempre i suoi rasoi. Perché ho tanti rasoi, ma sono tutti di altri. Che diciamo, Riccardo, per chi, quei pochi che ancora non lo conoscono, è un maker, un bravissimo fatto. Posso usare il termine fatto? È un secondo me lui è più coltellinaio, ecco, nasce come costruttore di coltelli, però fa di quei rasoi a mano libera che sono veramente capolavori. Io ne ho qualcuno di... anch'io un pochino e ho fatto 10 ottavi su stile Britain, un rasoio che ha una bellissimo, bello, magari bello. Racconteremo. E me l'ha praticamente rifatto anche con un po' un suo carattere, no? Tocco, certo. Il suo tocco di Ricky che serve sempre. Comunque, un abbraccio, un saluto a Ricky, grazie per il lavoro che arriverà a me. No, lui tra l'altro, lui a prescindere dal suo lavoro, è anche un grande appassionato e ha, penso, almeno di quelle che ho visto io, è una delle più belle collezioni di rasoi di sicurezza dal single edge al double edge, veramente qui partiamo dal 1800, lui ha dei pezzi che sono del 1820, 1880, ha dei vecchi mano libera con le guardie, quindi ha veramente ha una bellissima collezione, alcuni di questi di volta in volta me li passa per metterglieli un po' a posto. Fai il solito tagliandino da Sergio, diciamo. Tagliandino. Arriviamo, esatto, quindi Gillette comincia a... Sì, tornando alla nostra linea temporale, siamo nel 1900, siamo arrivati nel 1900 e Gillette sbarca col suo rasoio DE, ha un successo tremendo ovviamente, le guerre poi aiutarono molto nell'incrementare le vendite perché appunto... Come mi raccontava il buon Marco Traverso, che salutiamo, una delle necessità che avevano i soldati era quella di radersi per potersi mettere le maschere antigas nella prima guerra mondiale. E quindi da qui l'esigenza di farsi la barba molto bene, un vero e proprio BBS, per cercare di far sì che la maschera aderisse bene. E qui i rasoi Gillette erano i preferiti dai soldati, quindi quei rasoi che conosciamo anche noi oggi perché qualcuno è arrivato anche alle nostre mani. Okay. E poi dopodiché, diciamo, secondo me il secondo step che possiamo fissare nella nostra linea temporale può essere quello del 1960 probabilmente, cioè l'anno in cui entra in campo Wilkinson che tira fuori le prime lamette, se non ricordo male, 1960, sì, le prime lamette in acciaio inox. Quindi sì, però, ci dimentichiamo totalmente il ferro, l'acciaio al carbone, passiamo al ferro. Però scusami, seguendo un po' la storia Gillette, uh-huh. Gillette usciva con le lame nuove quasi contemporanea a un rasoio nuovo, cioè... era raro che uscisse. Sì, lì c'è tutta la storia delle battaglie delle lamette. Un altro piccolo step, si potrebbe mettere un altro piccolo milestone nella nostra linea temporale, potrebbe sicuramente essere quella della, diciamo, del decadimento del brevetto delle lamette fatto da Gillette.
Perché poi lì iniziano tutti quanti a produrre lamette, iniziano tutti quanti a produrre rasoi con la medesima lametta, come avviene ancora oggi. E quindi questo sicuramente è un altro punto fondamentale della storia della rasatura, ecco. Però diciamo che le lame dal 1900 fino al 1960, cioè per 60 anni, le lame sono in acciaio al carbonio. Nel 1929, l'anno della grande depressione in America, ho trovato, se riesco a ritrovare la pagina, la metterò lì, bellissimo, e racconto un aneddoto dei, tra virgolette, mafiosi italiani, che scoprirono in quegli anni il problema che ci fu la grande depressione, oltre all'alcol, che poi era stato bandito, sappiamo tutti come il proibizionismo e quant'altro, insomma, la gente che doveva farsi la barba, non aveva soldi per comprare. Soldi. Nacquero dei propri, amore mio, veri e propri, diciamo, giri sottobanco di vari produttori per poter cercare, non legalmente, ma mancavano pochi anni poi alla fine del prodotto, proporre delle lamette con un costo molto più basso rispetto Più a contenuto. che ricordiamo, Gillette comunque ce le faceva pagare bene, Sì, pagava costavano molto comunque meno i tanto. rasoi, no? Io penso sempre Sì. One Night Five, com'è che era il 195, il Fat Boy che costava, il 195. Fat Boy costava $1,95. Cioè, se pensiamo E che poi è come capita ancora oggi, se tu vai a vedere, vai in un supermercato, il Gillette, il Mach 3, costa meno della ricarica delle lamette. beh, chiaro, chiaro. Ed è sempre stato così, ancora oggi è così. Ma Quindi. il passaggio poi tra il rasoio, quello che hai visto prima, a quello, diciamo, quell'apertura classica farfalla che poi Gillette è diventata famosa. Sì, quello sì, è un altro passaggio fondamentale. Lì siamo nel 1930, quindi 1930 inizia a uscire il primo rasoio con l'apertura a farfalla. E io ho avuto il piacere di restaurarne uno di recente, ed erano dei rasoi che presentavano alcune piccole, diciamo, piccoli errori di gioventù, che poi è bello riscoprire migliorati questi piccoli difetti nei Pochi rasoi anni degli anni dopo. successivi, no? Vedi proprio l'evoluzione che ha avuto Gillette fino a un certo punto, e poi vedi anche una piccola involuzione sul rasoio di sicurezza, e qui mi riferisco al Black Beauty, che dal punto di vista tecnologico sicuramente rappresenta un piccolo passo indietro. Lì è stato il primo passo indietro che ha fatto, secondo me, Gillette nella costruzione dei rasoi, ecco, di Ok, ma sicurezza. per quanto riguarda, perché ci sono delle pubblicità. Che faremo poi una puntata dove Sergio proporrà tutte le pubblicità che Tutte le le pubblicità, bellissimo, abbiamo, che è sì, veramente bello. Ce n'era uno anche mi sul Natale dove vedevi Babbo Natale. Io ne ho qualcuna anche appesa perché sono veramente, veramente belle. E lo bello, bello. facevano, venne anche fatto il famoso apertura farfalla per facilitare l'ingresso. Poi non so quanto sia vero, però. No, è verissimo. Altre due piccole curiosità. Questa che hai detto è vero. Quindi quando c'erano i famosi rasoi che Gillette faceva solo i tre pezzi, no? Quindi questi, aspetta, ne prendo un altro perché così ci ragioniamo meglio. Che è più famoso, questo lo conoscono tutti. Questo è il ball hand. Ecco, questo qui è stato uno dei rasoi più forniti in dotazione alle forze armate. Ed è stato negli anni un rasoio che, diciamo, ha conosciuto alcune piccole modifiche fatte dagli utilizzatori, che poi Gillette ha reintrodotto sul mercato nelle versioni successive. Nella fattispecie, ad esempio, questi rasoi qua, cosa facevano i proprietari? E molti li troverete nei mercatini con, vedete, è fatto in tre parti. La parte del letto di lama, praticamente cosa facevano? Siccome era poco aggressivo ogni tanto il rasoio, per renderlo più aggressivo, cosa facevano? Prendevano questo letto di lama, schiacciavano, lo schiacciavano, quindi lo piegavano molto di più,
E quindi questo, quando tu vai a rimontare il rasoio, vuol dire una cosa sola, ovvero sia allontanare le barre di sicurezza dalla parte superiore del rasoio. Okay. Mi sfugge il nome, c'è un lapsus. Mi viene il cap, sì, esatto. No, ma facendo questo, ok, aumentavi ovviamente la, che poi raccontiamo anche chi magari... Aumentavi il gap. Il gap, quindi... cos'è l'esposizione, non è la stessa cosa. O meglio, sì, esatto, sono due cose una diverse. Una genera un po' l'altra. Però facendo quel sistema lì... Qui cambiavi tutte e due, cambiava sia il gap e diventava anche più esposto. Okay. Perché? Perché l'esposizione ovviamente è la distanza che c'è tra il filo della lama e la barra di sicurezza. Ok, il letto di lama. Okay. La barra di sicurezza letteralmente, sì. Questa è l'esposizione. Mentre il gap è la distanza che c'è in questa direzione tra la lama e la barra di sicurezza. Tu piegando il letto di lama in questo modo, su questi rasoi qua, vai a fare tutte e due le cose, quindi la lama che rimane lì ferma è sempre nella stessa posizione, questo qua si chiude in dentro, quindi la lama diventa più esposta. Okay. Altresì il gap diventa di più, perché la lama, oltre ad andare all'interno del rasoio, si abbassa anche. Okay. E quindi aumenta anche il gap. Questa combinazione ha poi dato l'idea per... ad esempio, i famosi tre rasoi Silver Tip, Red Tip e Blue Tip, okay. Che sono tre rasoi che sono identici, si differenziano per qualche piccolo dettaglio, ma nella progettazione, nel progetto sono identici, e ciò che cambia è soltanto il letto di lama, che varia gap ed esposizione della lama. Ok. E da lì poi nacquero i regolabili, cioè fu il balzo successivo, no, per creare... Assolutamente sì. Da lì subito dopo nascono i regolabili. Nascono i regolabili in casa Gillette, perché in realtà i regolabili, questo forse lo avevamo già accennato in qualche puntata precedente, sono nati ben prima e li hanno prodotti in Germania i primi, la Apollo. E quindi loro poi hanno ripescato il progetto Apollo per introdurre i rasoi regolabili, perché hanno visto che questa cosa, questi tre rasoi che loro avevano creato, Silver, Red e Blue Tip, funzionava dal punto di vista commerciale, era una cosa molto ricercata, e quindi molti si compravano due o tre rasoi a seconda dell'esigenza, li usavano tutti e tre, e loro, ricevendo queste informazioni, che tra l'altro ricevevano dai commerciali direttamente, che andavano in giro a vendere nei vari negozi questi prodotti, e ricevevano il feedback dai venditori, che gli dicevano: guarda che una persona, un signore, se li ha comprati tutte e tre, perché lui ogni tanto si fa la barba un giorno, ogni tanto se la fa due, ogni tanto se la fa tre. E tutte queste cose qua, tra l'altro, si possono leggere in alcuni libri che si trovano online. Magari le mettiamo qualche... mettiamo qualche link e lo giriamo a Francesco. Yes. Salutiamo Francesco. Ciao Francesco. Ecco, appena diventato possessore di uno Junior, grazie a Sergio. Sì, grande, bellissimo, quello Junior lì. È veramente... Condizioni originali perfette, quindi è un mint. È un mint. E comunque, diciamo, il passetto successivo, oltre alla crescita delle lame, che poi ci torniamo sulle lame, sì. Cosa succede? Decade il brevetto. Decade quindi il brevetto Gillette, tutti quanti, esatto, iniziano a produrre lame che vanno bene sia per Gillette e anche per altre aziende, però c'è una, esatto, nasce mi sembra una famosa guerra tra due produttori, tra Gillette proprio e un altro. E Wilkinson. Che iniziano chiaramente a litigarsi è il dominio più che altro, cioè iniziano una lotta vera e propria di tipo commerciale. Chiaramente Gillette era molto, molto più preparata per quella lotta, no, commerciale, e tant'è che la vinse, ecco. Quindi sì, sicuramente. Adesso secondo me si farà poi prima o poi un'involuzione. Io ho,
Parlavo l'altra volta con un amico e la riflessione che facevamo entrambi era che appunto prima o poi si sarebbe arrivati a un'involuzione, quindi si sarebbe tornati alla produzione della lametta per i rasoi di sicurezza fatta sulla base della costruzione del proprio rasoio, quindi ogni costruttore avrà la sua lama di sicurezza. Questo è uno scenario, Penso che non sia lo ancora un so, quindi sai mercato qua. un po' di nicchia Chiacchiere da bar, sì, quello sicuramente. perché se tu guardi i famosi Feder che hanno la propria lametta per usarla anche sui CAIO, per usarla sui livery, Bravo, bravo, esempio capisci perfetto. che se una persona, magari come posso essere io, come puoi essere te, come può essere qualche nostro amico, ha diversi rasoi a casa, dover essere costretto comunque per una tipologia di rasoio, a dover comprare una lametta dedicata, non so sinceramente quanto possa. Siamo sempre lì, cioè uno lo compra uno, ne ha uno, prende le cose necessarie per quello e va bene. E va bene. Ma secondo me lì è corretto il tuo ragionamento, ma perché? Perché più o meno siamo sempre lì, quindi l'idea è sempre più o meno la stessa, non è che cambiano, cioè i rasoi di sicurezza ormai tre pezzi, apertura farfalla, però nel loro utilizzo, nella loro progettazione, diciamo che ci sono pochi cambiamenti a livello proprio tecnico, pratico, e quindi nel momento in cui qualcuno dovesse venire fuori con qualche grossa innovazione, magari ci può essere questa cosa qui, non lo Beh, ma so, si vedrà. Però guarda, così sono quelle chiacchiere da bar, sai, che si sì, fanno, no? beh, chiaro, chiaro. Anche perché poi il mondo ci ha portato, cioè l'evoluzione continua. Io penso agli ultimi anni, quanti marchi, quanti bei rasoi di che io snobbavo fino a pochi anni. Bellissimi, belli. Sono usciti. L'ultimo, quello che mi hai fatto vedere tu, Sì. possiamo citarlo, tanto non abbiamo problemi di copyright, quindi dovrebbe essere lo Zeppelin V2, se non ricordo male. Ed è veramente una cosa fantastica. Titanio. Ce n'è di tutti i tipi, nel senso che ormai si stanno sbizzarrendo un pochettino tutti, tra l'alluminio, il titanio, quindi differenze di materiali e poi anche differenze di costruzione, perché un minimo di variazioni delle geometrie vengono fatte, quindi rasoi più aggressivi, rasoi meno aggressivi. È bello, fa parte del gioco, è la cosa divertente del nostro hobby, no? Oltre che della nostra. Non Però dico diciamo che passione perché potrei. no, diciamo che il vintage però ha Vintage. sempre il suo fascino. Cioè io sinceramente quando vedo, che poi ogni tanto non lo voglio usare per non sporcarlo, ti dico la verità. Ecco perché Perché devi ne prendo sempre pulirlo. due adesso, no? Cioè due fatboy, due di quelli, perché almeno nel frattempo uno è là bello, sta lì. No, ha un suo fascino. Cioè pensare che comunque un rasoio di 100 anni quasi, perché penso che Ce n'è alcuni anche di, sì, quelli del, diciamo, tipo quelli del quello 1920, 1920 a quasi quello del 100 anni, 1920-1930 sono 90 anni, 100 anni, sì, sono quindi. arrivati a noi tutto sommato, anche se Sergio ci deve mettere le mani, però sono arrivati quasi, se io vado a pensare a un Mac 3, per farti capire, non Sì. so se tra 90 anni in che condizioni guarda. Non penso neanche che li trovi. Tra l'altro, posso Gian Giacomo Dica, dica, dire una dica. roba sui famosi multilama e sui Mac 3, no? Io quando sento dire, no, che i multilama non funzionano bene, sono fonti di problemi di irritazione, rido sempre, perché secondo me quello è solo un modo per giustificare la nostra passione, probabilmente, no? Nel senso che Non lo so, io io non. faccio l'esempio su di me, nel senso che io mi radevo con il multilama e ho scoperto i rasoi di sicurezza tramite un video di un americano che parlava di ambiente, quindi di modi per, con un piccolo gesto nella vita di tutti i giorni, salvaguardare la natura. E quindi parlava di wet shaving, di rasatura tradizionale, del rasoio di sicurezza. Poi da lì ho trovato un video italiano di Douglas Mortimer. E ho conosciuto così il rasoio di sicurezza. In più c'era la questione economica, perché ho visto subito un risparmio sulle lame, e quindi ho iniziato così. Poi in realtà è stato il contrario,
No, ma dicono usa la rasatura tradizionale che risparmi. Per risparmiare, sì. No, c'è però anche da dire che non so come chiamarla, ma la rasatura tradizionale vede magari al primo posto il rasoio a mano libera come oggetto che dà l'idea di un qualcosa del tempo magari che fu, no? Tempo passato, sì. È vero che la rasatura vera, poi tradizionale, è quella che i nostri nonni facevano da soli, quindi che sia con mano libera o che sia con un rasoio normalissimo di Cosa ieri, di sicuro. rasoio di sicurezza era una cosa. Marco Traverso lo spiega bene quando parla di pogonotomia, che vuol dire farsi, cioè, proprio per se stessi, cioè una cosa. Noi ci facciamo la barba con mano libera, io, te e tanti amici, ma se lo È guardiamo. una forzatura. Sì, è studiato per chi come noi Addio. si trova magari comodo, ma chi è monomano liberista? Le sue difficoltà le trova. Sì, cioè, Sì, se comunque fai una cosa decisamente. forzata, è vero che poi il tempo ti dà la facilità, no? Però è chiaro che io ho provato a fare la barba da amici, è molto, molto, molto più facile, è molto più rilassante anche per loro, perché comunque hai. Insomma, tieni il rasoio nel modo giusto, tiri la pelle, insomma, è molto più. Sarebbe bello staccarsi la faccia, metterla lì, farsi la barba e poi riattaccare. Vabbè, questa è un'altra cazzata. Quindi, siamo i famosi, hai detto, regolabili. Quindi, lasciamo Irregolabili, sì. i Gillette barra. red tip, blue tip e flare tip. Sì, esatto. Lì la volta scorsa forse avevo fatto un po' di confusione, non ricordo più, però diciamo che anche qui la distribuzione nell'arco temporale è questa. Gillette è uscita prima col toggle, poi dopo il toggle ha fatto un piccolo passo indietro perché nel toggle la ghiera di regolazione era già sotto la barra di Ah, sicurezza ok, era quell'altro invece che l'aveva. e aveva poi il meccanismo di chiusura della farfalla che era a levetta e posto nella parte inferiore. Diciamo che sono impazziti un pochettino per trovare la giusta combinazione, a tal punto da poi fare un piccolo passo indietro perché hanno un certo punto dal toggle sono passati al bottom dial. Bottom. Quindi la ghiera di regolazione dal sotto il letto di lama è passata in fondo al manico, un po' sulla scorta dei vecchi Apollo. Infatti, se voi guardate un bottom dial Gillette, ha anche una forma che vagamente ricorda un Apollo tedesco. E poi, però, cosa succedeva? Che il problema di tutti i regolabili che hanno il nottolino, la ghiera di regolazione in fondo al manico. E che diciamo è una scomodità, diciamo, geometrica sul manico, e poi magari accidentalmente, mentre ti fai la barba, puoi cambiare la regolazione se non è con il click. Quindi Quindi lui poi tornarono. loro poi esatto, anche qui sempre ricevendo i feedback dagli utilizzatori di questi primi rasoi che furono fatti in tiratura abbastanza limitata, ed è per quello che sono rarissimi. Hanno ricevuto feedback negativi, sono tornati alla ghiera di regolazione qua sotto e quindi Fatboy che c'è prima il red dot che quindi aveva praticamente il meccanismo con la molletta di selezione della profondità di taglio totalmente nascosta e con un puntino rosso che andava ad indicarla e poi il Fatboy invece in cui quello diciamo classico che conosciamo tutti che ha la mollettina a vista. Questa Sempre rosso, però. Perché c'era sempre rossa all'inizio, un sì. modello che ce l'aveva nera, mi C'è pare. anche un modello, sì, cioè, il Fatboy ce n'è, le piccole differenze di Fatboy sono quelle. C'è il Red Dot che è riconoscibile perché anziché avere la mollettina a vista ha il puntino rosso e sono rarissimi, anche questi costano carissimi, si trovano con molta difficoltà anche in vendita. Poi molletta rossa, molletta nera. Quindi abbiamo sia variabili con molletta rossa, molletta nera e anche nel sistema di chiusura sul fondo. Ci sono alcuni Fatboy che hanno il sistema di chiusura sul fondo a vite. E quindi letteralmente abbiamo, adesso non ho voglia di tirarne fuori alcuni, ma comunque No, sia c'è c'è proprio sul un fondo. sistema a vite di Sì, chiusura. esatto, su questa qui che è la
non so se si vede, okay. Su questa qui che è il cap di chiusura sul fondo, in alcuni Fat Boy ci sono le due righette che appunto sono per il meccanismo a vite, in altri Fat Boy c'è il sistema di chiusura come quello degli Slim, perché tutti gli Slim sono chiusi così, a pressione. Quello che abbiamo visto poi fare da te l'altra volta, sia per aprire, per chiuderlo. E quindi il Fat Boy, anche lì, per quanto sia un rasoio amato, è durato poco, sì. Se si guarda la scala temporale del Fat Boy. Sì. Sì, cioè durato un po' di anni, è durato, per carità, però poi subito dopo appunto è arrivato lo Slim, quindi si è dimagrito, il manico si è ristretto e quindi... Si è allungato forse per... La lunghezza è simile, è solo un'impressione ottica quella del... sì, forse leggermente, fosse qualche un millimetro. Poca roba. Ma ha diminuito il gap, però, perché lo Slim comunque è partito... Leggermente, in maniera proprio minima, e ti dico, non ho mai letto nulla sul motivo per cui ci fosse questa piccola differenza in effetti di regolazione. Quindi il Fat Boy è leggermente più aggressivo, uno o due decimi. E mentre lo Slim è un po' più... più dolce. Meno aggressivo, sì, più dolce. Non lo so, io mi sono anche dato la giustificazione con un possibile errore di produzione, perché siamo sempre lì, non erano proprio perfetti. Erano sicuramente molto complicati dal punto di vista dell'ingegneria, molto ben costruiti per quanto riguarda la qualità dei materiali, però a livello produttivo c'erano dei piccoli errori che poi nel tempo sono stati modificati, ecco. Prima che continuiamo, perché poi lasciando gli Slim andiamo a salire poi con i famosi Beauty, ce n'è uno, il Super Speed Rocket, che non so mai dove collocato, sì. Quello che ha praticamente sotto struttura è argento e poi il manico nero, sì. Dovresti averlo, sì. Forse anche lì, no? Qua ne ho uno, ho un Rocket qua che è smontato. E in che anni lo collochiamo quello? Allora, il Rocket praticamente... Allora, questo qui siamo negli anni poi successivi. Allora, il Rocket viene spesso confuso. Il Rocket viene spesso confuso con il Silver Tip, della serie Silver Tip, Blue Tip e Red Tip. Ma in realtà non sono rasoi uguali. In primis cambia l'efficienza di taglio, perché il letto di lama è diverso. In seconda battuta cambia il sistema di chiusura, perché il flare di flare tip non ha questo sistema che è il Rocket. Come vedete sono due pezzi che si abitano, sì. Uno dentro l'altro. Invece l'altro no. E alla fine nel Rocket rimane questo piccolo gap. Nel Silver Tip invece non c'è questo gap, perché la ghiera, diciamo, di apertura del meccanismo a farfalla in fondo non è messo così avvitato, ma è a pressione. Sì, infatti è la quindi colorata di rosso, di blu. Sì, non c'è proprio questo gap. Adesso estremizzando è come se lo vedessi così. Adesso non ne ho qua. Invece so. Il Super Speed nero è sulla falsa riga anche quello di questo. Però. Sempre del Rocket, sì perché lì siamo già negli anni dopo. Lì c'è stata la prima involuzione, secondo me, di Gillette, cioè secondo me è oggettivo, nel senso che infatti anche lì i Black Tip sono rari, non per questioni legate al tempo, non per questioni temporali, ma per questioni di scarsa qualità dei materiali. Si rompevano con una frequenza incredibile, perché adesso ne ho uno qua, tra l'altro. Perché tutta questa parte di manico qua è fatta in alluminio e il sistema, che è quello di apertura e chiusura delle farfalle, che è lo stesso dello Slim e del farfalle. Dello Slim è un sistema che non è compatibile con l'alluminio, perché come avete visto anche nel video dell'altra volta quando io lo rimonto, questo qui è infilato a pressione e quando tu fai pressione sull'alluminio, l'alluminio non torna indietro. Infatti uno dei primi difetti dei Black Beauty è che questa parte qua, dove c'è la scanalatura che riceve l'incastro del fondo del manico, si slabra, si rovina
e la parte del fondo si muove avanti e indietro. Quindi qui i primi difetti di produzione. Altra cosa, adesso sempre sul Black Beauty, che diciamo è stata una involuzione, è stato il meccanismo a T. Non è funzionato quello, mi pare. È solo punzonata la parte sotto, però. Allora, no, è sempre punzonato, ha sempre i due punzoni, come vede, si vede? Sì. Ha sempre i due punzoni. Gli unici modelli con un punzone sono quelli del 1930. I primi apertura a farfalla avevano un punzone solo. Infatti il primo problema che hanno i rasoi del 1930 a farfalla è che la parte superiore del T-bar inizia a ballare da una parte all'altra. È corretto poi dopo con i due punzoni della barra T. Del T-bar. No, uno dei, diciamo, delle involuzioni è stata negli end cap. Queste parti qua finali sono praticamente le parti che contengono le porte del rasoio, no? Le ali di farfalla, chiamatele come volete. E queste parti qua c'è stata un'involuzione perché sono di un materiale che è sempre ottone, ma è molto più fine. L'hanno rastremato per cercare di risparmiare. Sì. Beh, oh, e anche qui vediamo gli effetti del tempo. Bisogna anche sparare, bisogna fare un po' di economia, voglio dire. Esatto. Sempre. Hanno cercato di fare economia. E quindi, nonostante l'evoluzione andava avanti, sono tornati un po' indietro dal punto di vista della qualità dei materiali. Sì, ma è stato l'ultimo. È stato l'ultimo rasoio regolabile. L'ultimo rasoio. Ma tra tutti quelli che hai citato, negli anni, per un qualcosa, per un'uscita di una lametta, per un Natale, faceva la famosa serie che a me piace, Aristocrat. L'Aristocrat, ci arriviamo. Questo è il mio, tra l'altro. Ah, va, che roba. Cioè, praticamente rispolverano il vecchio nome. Gillette cosa fa dal punto di vista commerciale? È geniale perché va a rispolverare il vecchio nome di tutti i rasoi che per tutta una serie di anni si sono chiamati Aristocrat e avevano un numero alla fine. Quindi c'era l'Aristocrat numero 16, Aristocrat numero 17, 18 e così via. Rispolverano quel nome per dare una veste un pochettino più elegante ai rasoi, diciamo, di normale produzione. E quindi rasoi nichelati che venivano poi immersi nel bagno d'oro e quindi venivano ricoperti da questo strotto d'oro 24 carati. E quindi a Natale uscivano sempre con una versione gold della normale versione nichelata. Questo ma su di... tutti i rasoi, ma già dal famoso... Milord. Ah, tu, Milord, se non sbaglio, hai un Milord. Io ho il Milord del 48 che è arrivato da Milord Aristocrat. Sì, Milord Aristocrat. Esatto. Chiedevo l'altra volta, mi è capitato tra il president, te l'avevo fatto, sì, che c'era qualcosa che non tornava nei conteggi. Sì, esatto. Dal punto di vista dell'epoca non è facile destreggiarsi e capire quali sono risalire soprattutto a anche categorizzarli. Su certi si fa fatica, cioè comunque il tempo ha smangiato veramente poi la letterina, il numero, il codice. A volte sì. Diventa un po' fatica. Anche qui magari poi mettiamo un link sotto nelle descrizioni a un sito che può aiutare un po' nel... Ok, cioè io ho un PDF trovato grazie a un amico che spiega, ovviamente, sì, poi Sergio l'ha spiegato l'altra volta, per ogni lettera corrisponde un anno. Per ogni anno ci sono quattro trimestri, come tutti conosciamo. Il numero seleziona il trimestre, tipo la I, il 1900, e vado a mente 53, non è sbagliato, sì, so. 1, 2, 3 vuol dire nato da gennaio, febbraio, marzo, primo trimestre, maggio, giugno, sì, e così via. Sì, poi con le lettere sono ripartite a un certo punto. Ecco, anche quindi bisogna capire, se spari di un Black Beauty con la lettera B, guarda che non è nel 1930, ma sarà nel 1979, 80. Bravissimo.
ho studiato, sì. Vedi che bravo, mi applico ogni tanto mi applico. Grande. Cos'altro? Smise praticamente Gillette sul finire, credo, degli anni 87-88, poi, di la vera produzione. Sì, esatto. Adesso non mi ricordo. Poi inizia. 71 uscì il primo. Sì, c'è una fase tra... Il primo, ma c'è una fase transitoria in cui c'erano addirittura, non so se li hai visti, quelli lì con praticamente un sistema di lama rotante, nel senso che praticamente era una lama a nastro, una sorta di lama a nastro. Ah, quella che come... giravi e andava davanti la... Esatto, tu giravi questo nottolino e c'era questo sistema per cui una lama che poi era lunghissima e molto sottile, affilata, scorreva e ti dava sempre del filo fresco, ecco. Quindi quella è stata una fase transitoria. Sì, e poi multilama. E poi multilama, come c'era quella, il bilama, adesso i vari nomi dei Gillette non me li ricordo. Comunque. Ecco, sì, una cosa, io l'altro giorno ho visto un documentario, no, su Gillette, perché ogni tanto mi piace guardarli, e facevano vedere appunto anche come studiano e come testano tutti i loro prodotti. Quindi per come lo fanno è veramente impossibile, e torno al discorso di prima, dire col multilama mi faccio le irritazioni, perché non è che scegli la rasatura tradizionale perché ti fai meno irritazioni. Io non ci credo, non ci voglio credere. Diciamo che c'è chi ci ha abituato e sicuramente trova difficoltà col multilama. Anche tu mi hai detto che col multilama... Io non l'ho mai usato, quindi... Cioè, l'ho usato. Ma perché lo usi male? Due volte, Perché non sono capace. Perché non sono capace. No, ma perché... Io la prima volta con ragione di sicurezza mi sono fatto male, cioè è stato un trauma. Ma io ti dico la verità, con ragione di sicurezza il primo l'ho usato a 19 anni a militare, primo giorno di militare e dovevi farti la barba, ti davano in mano qualcosa di plastica, sono venuto a Bordeaux, al che ha avuto pietà di me e mi ha detto guarda, ciappa questa roba qua che forse, era un coach che ho ancora. Poi gli davano alle forze dell'ordine, mi pare fino al 78 e giù di lì. Adesso non mi ricordo. Era una copia del Gillette Bolland. Sì, della Test Ball, proprio praticamente uguale. E niente, feci tutto il militare, tranne quando venivo a casa con quello. Con quello. Ricordo che il primo che comprai, poi passarono tantissimi anni, usavo sempre il mio vecchio mano libera, che sarà diventato un ottavo, a furia di affilarli su San Pietrino. Ecco, ma proprio i sassi di casa, le piastrelle. Quindi comprai un Fatip. Ti dico, fu una cosa orrenda, ma proprio... Un disastro? Cioè, veramente una cosa... Ti hai ritrovato male? Sì, malissimo. Abbandonai. Tieni presente che però, sto parlando, quindi saranno stati il 2000 e magari 2003, 2004... E usavo comunque solo la Vitos. Io fino al 2008 ho usato Vitos per tutta la mia vita, perché quella c'era in casa dei genitori. Fantastico. Quando mi sono sposato ho comprato quella e un giorno mio moglie viene a casa, mi ricordo ancora, con una ProRation. Eccola qua, il famoso panetto al tabacco Vitos. Buonissimo. E tutto sommato la uso ancora. Cioè, io nonostante uso tanti prodotti, ogni tanto la Vitos la uso ancora. Mi piace. Sì, perché comunque diciamo, fa parte, no, della di essere uomo, che cagare. Uomo. sentirsi maschio, no? Ecco. E quindi niente. Poi provai, grazie a te, grazie a Rocco Contini, facendo passare tantissimi anni. Quindi dove usavo solo mano libera. I primi rasi di sicurezza con, per altri problemi, vabbè, adesso non stiamo a rimancare, riprovai con il VE, scegliendo le persone che ne sanno davvero molto di più, e io essendo in testa dura che una cosa non la capisco, bravo, ho cominciato e mi sono innamorato in questo modo. Adesso non nego che anche mia moglie dice che ultimamente la maggior parte dei miei soldi, le mie sbarbate, sono quasi tutte con la DE. Il DE, sì, anche perché lo scelgono le mie figlie solitamente, lo uso il giorno dopo e quasi sempre vanno a prendere, ma perché secondo me comunque anche in maniera
gli fa meno paura. Cioè, noto anche questo, cioè, comunque un mano libera può fare un po' paura. Sì. Perché comunque adesso noi lo vediamo come una cosa normale, ma se ci pensi fisicamente fa sì. paura, no? E quindi non lo so, sarà quello, sarà il fatto che è molto meno, a ragione Rocco, comunque voglio dire, la sua vera forza è che non è rottura di palle, prendi, metti la testa, è finito, sì. via, sciacqui. Sì. Sì, devi pulire, puoi pulirlo anche una volta ogni tanto, non cambia niente a livello di efficienza di taglio. Di, cioè, lo diciamo, ma non è vero. Diversi vantaggi. Lo diciamo, ma non è vero, io passo più tempo a pulire quello che non quell'altro. Comunque, ramellare, non c'hai la pietra, non hai... Insomma, i pro e i contro, no? Della... Sì, lì secondo me, ripeto, secondo me poi le scelte che fa, almeno... Le scelte che faccio io non sono mai oggettive, cioè non è perché ho una convenienza o che... È solo per piacere, perché magari a volte ho voglia di farmi la barba col mano libera e a volte invece preferisco utilizzare il DE, ma non perché uno è più pratico, l'altro è meno pratico, ecco. La praticità sta nella nostra capacità, quindi più chiaramente ci abituiamo ad utilizzare il mano libera e più diventiamo abili con quello. Idem per il rasoio di sicurezza e anche per il multilama, è la stessa cosa. E per quello che, tornando a bomba, dicevo, non ci credo che appunto il multilama sia meno... Ma non è... Diciamo non è stupida. Che cioè, tu continui a ripassare dove sei già passato. Voglio dire, è vero che sarà studiato in modo... Sì, ma passi, Paolo, passi con una lama che è talmente sottile e fatta con tutti questi anni di continua evoluzione che ha fatto Gillette, sì, che sì. le lame sono perfette. Anche qui gli unici contro sono il costo delle lamette, sicuramente il fatto che per avere una buona efficienza di taglio devi cambiarla sempre, anche quella, e quindi diventa costoso perché devi cambiarla sempre. E anche l'unico, secondo me, svantaggio oggettivo che hai col multilama, che almeno che io ho riscontrato, è che tu non riesci a farti la barba tutti i giorni e avere il famoso BBS. Perché io col multilama quello non riuscivo a farlo e ci provavo, ci ho provato in diversi modi, perché a me piace proprio la sensazione di liscio, di faccia liscia, totalmente liscia. E ma quindi però ho sempre ricercato quello. Pensa anche che non hai, voglio dire, una gran scelta di profondità. Cioè, in tutti i rasoi che abbiamo multilama, tu non puoi scegliere la profondità. Il multilama non ha profondità di taglio. La chiave della sua efficacia non è la profondità di taglio, ma è il numero di lame. Ed è proprio per quello che fai fatica a raggiungere il BBS. Io l'unico modo che avevo per raggiungere il BBS con il multilama era quello di far crescere un pochettino la barba, un po' di più, quindi 2-3 giorni, e poi andare dritto in contropelo. Ah, per portarla via secca subito di... Esatto, perché facevi anche un po' un effetto di strappo, e quindi però sì. E lì crei delle irritazioni. Quindi beh, quello è l'unico... Però stavo pensando, sinceramente... Tu sai benissimo che l'irritazione nasce dallo sfregamento, perché fondamentalmente... O sfregamento oppure anche peli incarniti, irritazione intendo okay, anche okay. pelo però incarnito se cresce male. Se usi un multilama, credo, qua vado nelle ipotesi, mm-hmm. perché ripeto, vai. Una volta l'ho usato, mai più in vita mia, quindi se tu per ottenere un BBS sei costretto a passare più e più volte, non è più una lametta sola che ti passa, perché sappiamo benissimo che se passi già 3 volte... con un rasoio di E, dopo un po' ti irriti anche con il rasoio di E, no? Bravo! Oh. A quindi ma il continuo passare con rasoio magari multilame è uno stress, credo. Sì, ma questo è oggettivo. Se tu passi con il multilama una volta sola e tu passi col rasoio di sicurezza una volta sola, partendo dal presupposto che con rasoio di sicurezza tieni un'inclinazione corretta e tutto, ti irriti di più con rasoio di sicurezza, perché quella gente che è lì fa quel lavoro, non è che sono dei cretini, voglio dire, hanno fatto in modo da rendere delicato il passaggio singolo del rasoio. Sì, vabbè, chiaro, ma poi ci sono, penso che adesso hanno, leggevo quelli nuovi, Tech Bowling con la palla. Altra cosa, tu con rasoio di sicurezza passi una volta sola. Sinceramente io non cerco mai BBS, io faccio pelo e quasi sempre obliquo e basta.
Ok. Non Quindi passi è già raro che faccio il contropelo due volte, diciamo. Però anche lì non è che fai due una passata singola e vieni via. Io alcune volte No. sì, altre volte fai anche due volte, no? Fai due volte il Sì, magari passaggio. t'appoggi, arrivi fino a qua, poi dopo riparti. Ma anche Quindi questo poi se... dipende dalla quantità. Comunque, allora, è vero che sul multilama il famoso pelo che rimane dentro nelle lame crea comunque... E fai fatica anche a tirarlo via. Ecco. Sì, ecco, quella è un'altra roba che è un disastro Nel per il rasoio, mi multilama. capita tante volte che nel rasoio di, soprattutto quelli poco esposti, comunque ti rimane... Si fermano. Si fermano. E quindi ho bisogno più di una passata perché il fermare ferma anche l'altro, arriva il sapone, fa un bel pastone e chi si è visto, quindi Esatto. poi ripeto, è sempre la stessa cosa, voglio dire, noi con la rasatura tradizionale decidiamo anche magari in maniera oggettiva che lama montare, che cosa voler mettere e in quelle che compri, voglio dire, è vero che non usano, cioè non durano solo una volta, mentre la vita, diciamo, comune di una lametta tradizionale che usiamo noi, diciamo che già dopo la seconda volta puoi anche prendere e buttarla via. Poi ci sono dei casi magari non veri, veri sì, veri no, però ultimamente io ne ho parlato anche con te, che ce l'avevo in macchina e te le devo mandare, le King della Gillette nuove, che nient'altro sono Ah sì, non le ho ancora provate. che ce l'avevo in macchina quando ci siamo visti, me le sono scordate, le Platinum, sarebbero le Platinum Blu alla fine. Sì, ok. Tutti quelli che ne capiscono molto più di me hanno confermato, guarda che sono le stesse lamette, non rompete i coglioni, sono quelle, cambiano, fanno finta di, ma sono le stesse, ottime lamette, danno il meglio di sé nella seconda sgarbata. Ovviamente vengono, sembra che la prima li addolcisca un attimino per proprio, la stessa cosa io l'avevo notata sulle Kai, E sul tipo di, avevano quel, però chiaro, dopo la seconda, io personalmente le piglio e le butto. Non è che ci sto lì troppo a certo. guadagnare. Sì, all'inizio magari ho provato a giocare, vediamo la seconda sbarbata, vediamo la terza, vediamo la quarta, vediamo un po' i denti perché... Anche io, sì, esatto. Alla Però quarta insomma... vedi tutte le irritazioni. Alla quarta veniva sulla barba che ti ho tolto il giorno prima, quindi... Che sono cose belle che uno può fare per chiacchierare, per capire anche, no? Sì, esatto. Allora... L'abbiamo detto l'altra volta ed è un punto che io tutte le volte che me lo chiedono, tutte le volte fanno la domanda, continuo a dirlo. Non esistono lamette che non tagliano. Tutte le lamette tagliano. Poi c'è quella che taglia di più, c'è quella più flessibile, c'è quella più rigida, c'è quella che Sì, secondo me, ci secondo... possono essere degli errori di produzione, quello può Chiaro, capitare, ma è rarissimo, va benissimo. è rarissimo. Bravo. Io ricordo, per esempio, Sergio, gli mandai... qualche tempo fa una Le lametta treat non le Treat Carbon e lui non si trovò, cosa che mi invece sono trovato. trovo da Dio. Ci troviamo invece tutte e due sulle 7 o'clock verdi. Il 7 o'clock sui vintage, per me è solo 7 o'clock. È la morte. E c'era Ormai è diventata un'altra una regola per me. che è la 7 Day, La 7 day anche ottimo, molto. che anche lei è abbastanza morbida, non è morbidissima come lametta, però. Ripeto, io sono ignorante, sono da poco, però l'impegno, la costanza e gli aiuti di Sergio, gli aiuti di Rocco, gli aiuti Ma gli aiuti di tutti. Io di tutti quelli aiuto che te, tu comunque, aiuti me. no, di quelli che ne sanno molto più di me, ti permette di capire che magari non è stato un errore mio, quindi non sono io fisicamente che sto sbagliando qualcosa, ma magari è proprio la lametta che a me non va bene, o sul rasoio medesimo, no, perché c'è cioè, una lametta dura, rigida. Buttarla dentro un rasoio che sia molto, vado a pensare, mi sembra che si chiama 41,5 lì in bachelite, Sì. quello rosso, cazzo che ha una curvatura che è pazzesca, a me fa paura, cioè, no, lo usai una volta, lo comprai, lo regalai, ne diventa invece Francesco Castiglione, lui adora quel rasoio. Ma lì va, ripeto, è poi soggettivo invece mi piace un rasoio piuttosto che una lametta, perché ognuno ha diversi modi di utilizzare il rasoio, diversa pelle, diversa barba, e quindi è normale che, ripeto, come dicevi tu prima, lì è meglio la rasatura tradizionale perché puoi trovare
e hai una vastissima gamma di scelta per trovare la miglior combinazione per il tuo viso, per la tua modalità di uso e anche per la frequenza di uso che hai, perché poi anche quello è fondamentale. Ecco. Io dicono adesso, non so se è perché l'ho sentito da te prima, ma sento quasi sempre, quando c'è una battuta nel nostro mondo da fare, citare Gillette Match 3. Ora io mi chiedo perché. Io mi chiedo perché. Cioè, è stato perché? Uno spartiacque, è stato... cioè, veramente, io non l'ho mai... C'è stato anche qui, c'era uno spot famoso, che era uno spot comico americano, poi anche quello lo metteremo nella carrellata delle pubblicità simpatiche e belle da far vedere, in cui praticamente consigliavano per farsi un'ottima barba un multilama con 21 lame, e c'era questo mino qua che usciva dalla doccia con un rasoio che aveva un pacco così alto di lame, no? Diceva, vuoi veramente il BBS? Vuoi il the closest shave of your life? E faceva vedere questo 21 la Mac 21. Che prende l'appoggio e finito, no? Tac. Diciamo che il Mac 3 è stato, secondo me, vista proprio come la prima esagerazione. Secondo me lì hanno veramente spinto oltre il concetto del multilama. Poi anche lì c'è chi dice che ha un senso, c'è chi dice che non ha un senso. Io dico sempre che quella gente lì lo fa di lavoro. Quindi se magari non lo vedo io, il senso c'è e sono io che non lo vedo. Ma mi sembra che il massimo l'ha tirata fuori la Wilkinson con 6 lame, mi pare era arrivato. Sì, 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 hanno fatto sì. Adesso è uscito molto carino, un multilama totalmente in metallo, con le lame praticamente puoi inserire dentro le due lame le lame del DE. Puoi inserire dentro le lame del DE spezzate a metà, come si fa per lo Chavette. Ed è un multilama, perché è un due lame. Ma è della Gillette? No, no, non è della Gillette. È di una marca che è moderna. Hanno fatto un progetto, no? Per questa cosa. Ma due lame, due lame sovrapposte, credo. Sì, sono due lame sovrapposte. Sono due lame sovrapposte. C'era già un progetto simile, tra l'altro, se non sbaglio, sempre il buon Marco Traverso aveva provato, mi ricordo, in uno dei suoi video, un rasoio che era molto simile. Addirittura potevi mettere tre lame spezzate, tre lame di sicurezza spezzate a metà. Potevi metterne tre metà, una in fila all'altra, quindi diventava un vero e proprio multilama. Però era molto macchinoso il sistema di montaggio delle tre lame. Invece questo qua che hanno fatto nuovo, proprio un nuovo progetto, è molto semplice anche cambiare le lame. Quindi è una cosa molto particolare. Allora, fammela aggiungere tra le cose che non me ne frega un cazzo prima che altre scimmie in testa quel pazzo qua. Niente, oggi abbiamo fatto un'altra bella chiacchierata. Concludiamo un attimino. A livello, se tu guardi, non so come lo chiami, comunque il sistema di regolazione del Black Beauty è totalmente diverso da quello del Slim e del Fat Boy. Ora, dentro sarà lo stesso di concessione, presumo, non li ho contati. Ma lo vedi anche esteticamente, anche quando... il materiale, intendi dire? Sì. Secondo me anche internamente hanno cambiato... materiale, perché no, internamente è rimasto è uguale con lo Slim. Cambia dallo Slim al Fat Boy, è cambiato dal Fat Boy allo Slim, è cambiato lì dentro, qua dentro è cambiato il sistema. Perché io proprio nella rotazione sentivo quasi proprio un attrito molto minore, una cosa più... La differenza di rotazione che senti nasce dal punto di scorrimento di questo del nottolino di chiusura. Perché il punto di scorrimento qua, come abbiamo detto prima, è in alluminio. Mentre negli altri ce l'ha in rame. È lì che senti la sensazione diversa. Questo qua è molto più... Ma io anche quando andavo a girare, andavo a girare la parte numerata, dove i numeri sono molto più alti, sentivo anche diverso. Pensavo che la parte interna era... No, è uguale. E se senti un po' di differenza è perché... Uno è più sporco dell'altro. O usurato, sì. O sporco. O non me li hai puliti, perché?
avendo lui solo deve essere per forza sempre perfetto, quindi. Niente, Sergione, noi la seconda puntata l'abbiamo fatta con una bella chiacchierata. Adesso hai un bel compito, oltre a preparare tutti i rasoi che devi fare per gli amici, prepariamo la puntata delle pubblicità e poi ti vogliamo vedere all'opera, magari con qualcosa di più. Sì, dai. Magari facciamo proprio una cosa di ma non lo so, anche pulizia. Sì, le domande pulizia... che mi arrivano più di frequente sono su come devo trattarli. Ecco. Le accortezze che devo avere per tenerli bene, quindi magari facciamo. Ma io credo che sia semplicissimo di dire da ignorante, ti do il mio indirizzo di spedito tutto a Paolo che ve li tiene più tenuti meglio di lui, non li tiene nessuno. No, scherzo, ovviamente, ma no, mi piacerebbe una puntata dove proprio ti vedremo all'opera sulla pulizia, cioè su quello che uno giornalmente può fare per mantenerlo, perché comunque l'incrostazione, tu sai che le mie rotture di palle a chiamarti 500 volte perché guarda che io sono indiavolato. E va bene, la facciamo dai. Così. Quindi sempre con attrezzi di uso, credo magari comune, che abbiamo un po'. Sì. Casa. Procuratevi uno scovalino della pipa. Che cosa? Esatto. E niente, te li faccio salutare ancora gli amici, noi ci vediamo alla prossima puntata di The Razor Case by Sergio Binetti. Sergio, una cosina, fa parte di Tubero News, ormai lo sapete tutti, quindi anche con lui organizzeremo un'altra cosina dall'altra parte, un'altra intervista dove non parlerà di rasoi, perché Sergio, oltre che ai rasoi, è un grandissimo intenditore di saponi e di mano libera, quindi parleremo anche di questo nell'altra parte, diciamo, negli altri nomi. Grazie del complimento, ma non me lo merito, non me lo merito. Non sono più sei veramente bravo. Sei veramente bravo. Hai messo le tazze, ne ho tanti, regalato. Ne ho tanti, ma non capisco niente. Ne ho tanti, ma non li apro. Ne ho tanti, ma non li apro. No, devo aprire tutto. Comunque sì, dai. Perfetto. Poi se qualcuno ha qualche suggerimento anche lì sugli prossimi argomenti ce li può scrivere nei sì, se volete, come invece di fare commenti domanda, sotto. Allora, le domande io le leggo, le mail anche dalla direzione www.tuberonews@gmail.com, non abbiamo ancora la pagina internet, per carità, ci manca quello. Manca solo più quello. Ecco, mandate tranquillamente mail, aneddoti, richieste, consigli, pollici giù, mandate tutto. E poi vediamo di, per quanto è possibile, di rompere le scatole a Sergio e di se avete qualche rasoio che non sia Gillette di cui volete magari sapere anche qualcosina in più, magari assieme sì. A Traverso, assieme a Sergio, cioè, proviamo a dare una mano, un consiglio. Sergio mette a posto non solo i Gillette, ovviamente, certo, è in grado di mettere a posto qualsiasi tipo di rasoio che l'uomo abbia mai inventato, anche quelli che hanno pensare. Davvero, un po' di marchetta per Sergio, perché no, magari fossi così bravo, no? Sì, diciamo che mi limito. Non è vero, fa il timido. Ciao, stagione, un bacio. Ciao a tutti, ciao.